carissime amiche e carissimi amici, buonasera dal vostro caro Giocherellone che oggi vi porta un titolo veramente bellissimo, Dragon Ball Z Taiketsu. Dragon Ball Z Taiketsu che è un prodotto, un picchiaduro ad incontri basato su appunto i personaggi di Dragon Ball, realizzato con una grafica molto 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 bella, ovvero una grafica come potete vedere pre-renderizzata, quindi molto simile al gioco di Sailor Moon, quello là con i personaggi pre-renderizzati, veramente bellissimo. Dragon Ball Z Taiketsu è uscito su Nintendo Game Boy Advance. Una grande sorpresa fu di se è arrivato il nazista, ragazzi, il mitico hacker 23 Italia, veramente incredibile, il mitico nazistiello che ovviamente stasera andrà a godersi, credo, il Dragon Ball Z Taiketsu. Quindi un pochettino veramente molto molto bello, e che dire, fu una grande sorpresa. Perché fu una grande sorpresa, ragazzi? Perché la grafica era molto particolare, come potete vedere gli sprite di gioco erano veramente giganti e c'erano delle meccaniche di gioco molto complesse, addirittura ben tre barre praticamente dell'energia, quindi l'energia, quella là della concentrazione e quella della difesa, se ben non erro, e c'era la possibilità di fare degli attacchi soprattutto aerei spettacolari, ragazzi. Un gioco purtroppo oggi poco conosciuto, perché i giochi di Dragon Ball per Game Boy Advance ne sono veramente usciti tanti. È arrivato Luigi Giardina. Caro Luigi Giardina, buonasera, benvenuto sul canale Giocherellone. Oggi ti porto Dragon Ball Z Taiketsu, un picchiaduro molto molto bello, come puoi vedere, con i principali personaggi di Dragon Ball, uscito per Game Boy Advance, Nintendo Game Boy Advance, e che puoi giocare anche su Nintendo DS, perché le prime versioni del Game Boy Advance del Nintendo DS erano compatibili anche con il Game Boy Advance. Luigi Giardina, mi sono iscritto, hai fatto bene, anzi benissimo, e quindi puoi richiedere, questa è una cosa che io faccio e dico a tutti, un videogioco a scelta. Hai capito bene, caro Luigi Giardina, quindi dimmi qual è il tuo videogioco preferito e cercherò di procurarmelo e di portartelo. Luigi Giardina, come stai oggi? Sto molto bene, sto quasi sempre molto bene, caro Luigi Giardina, qui in Valtellina oltretutto è uscito anche un bellissimo sole, e speriamo che il resto delle giornate sia sempre così, caro Luigi Giardina. Quindi iniziamo a giocare. Vedete, this game will not run on this hardware, addirittura molto molto brutta la situazione è un pochettino bruttarella, dobbiamo dire la verità, perché che hardware è praticamente questo qua di Dragon Ball Z Taiketsu. Ecco qua, andiamo un attimo a fare quindi un chiudiamo ovviamente un contenuto, carichiamo qui sopra, andiamo in emulatori, Nintendo Game Boy Advance, andiamo un pochettino Dragon Ball Z Taiketsu, vediamo un pochettino, perfetto, e andiamo poi dopo qui sopra a utilizzare un Game Boy Advance normale praticamente, vediamo un attimo se riusciamo a risolvere la situation praticamente, vedete un pochettino in questa situazione molto molto particolare. Il nazista Luigi Giardina, io sto bene, mi fa piacere, caro Luigi Giardina. E nazista Blue Melf Fiorellino, ti voglio tanto bene, anche io ti voglio tanto bene, caro Luigi Giardina. Andiamo a vedere, ecco qua ragazzi, perfetto, andiamo a vedere un pochettino cosa possiamo fare. Vedete, sono donna, music on, settings, record e race, per difficoltà media, perfetto. Andiamo, torniamo indietro e iniziamo a fare, possiamo fare un torneo, l'endurance, il time challenge e lo sparring, perfetto. Iniziamo a vedere la prima parte. Abbiamo Goku, Gohan, grande mago piccolo, Krillin, Vegeta, Trunks e ovviamente l'androide 18, e in più abbiamo una possibilità di prendere dei personaggi randomizzati. Andremo a prendere il grande Goku, vai Luigi Giardina, vai. Ecco qui abbiamo ovviamente il pugno e il calcio, praticamente abbiamo dei tasti laterali, vedete un pochettino qui per fare delle combo, e vedete un pochettino cosa succede, quindi questi quattro tasti, il Kamehameha, attenzione l'attacco di Trunks, veramente incredibile ragazzi, che va qui sopra a buttare Goku a terra. Vediamo un pochettino se possiamo fare questa onda energetica, vedete un pochettino, veramente incredibile, bah, grafica veramente qualcosa di assurdo. Diciamo che il Dragon Ball è tornato praticamente, ragazzi, il Dragon Ball è tornato qui sopra, veramente qualcosa di assurdo. Blumel, il fiorellino in tedesco, il fiorellino giramondo, praticamente ragazzi è molto difficile questa parte qua, dobbiamo stare attenti, perché ragazzi, perché vediamo un pochettino di fa, addirittura come si fanno le queste super mo, attenzione Trunks, oh,
l'attacco di Trunks quando si trasforma. Molto belle le trasformazioni, dobbiamo dire la verità. Cerchiamo ovviamente di cercare di buttare a terra il mitico Trunks, perché ragazzi questo è fortissimo, è fortissimo, è il figlio di Vegeta è di Bulma, lo sapete com'era. Mamma mia ragazzi, guardate il nazista che è pronto praticamente a questa parte qua. Dobbiamo accumulare potere, ecco, accumuliamo il potere, ecco qua il potere di Goku praticamente, vedete, mamma mia ragazzi, è veramente incredibile, ce l'abbiamo fatto a Goku col braccio alzato, ecco qua, giusto per essere in tema del nazista, praticamente andiamo da questa parte qua, vedete cosa sta succedendo, ah, i grandi colpi di mamma, praticamente stiamo venendo attaccati a tutta forza, Goku ce la puoi fare, i calci di Goku, mamma mia che spazzatura, ecco qua, so dove sei di tonno di Hacker Italia, il tonno di Hacker Italia, chissà se un giorno tornerà Hacker Italia ragazzi, ormai è andato via secondo alcuni praticamente, ma secondo molti tornerà l'Hacker Italia praticamente. Guardate un pochettino i calcetti di Kamehameha, dobbiamo stare attenti ragazzi qui. Goku cosa fai praticamente qui sopra, vediamo un pochettino di andare praticamente anche ad accelerare quelli che sono i nostri poteri, vedete il grande colpo di Goku, vedete un pochettino, dobbiamo subito, oh ragazzi vedete, con i colpi potenti possiamo accelerare, vedete livello 1 2 e 3 massimo, vedete un pochettino, oh grande Goku ragazzi, vedete un pochettino, ho accelerato i colpi praticamente, adesso possiamo fare addirittura la Kamehameha. Dobbiamo stare attenti ragazzi perché abbiamo ben due livelli, è ritornato Salvatore, torna indietro Salvatore, mamma mia ragazzi, dobbiamo vedere un pochettino cosa fare, oh mamma mia, l'onda energetica di in faccia proprio l'ha acchiappata l'ondicella energetica, guarda qui, mamma mia, assurdo davvero. Quindi dobbiamo ovviamente andare prima ad accumulare un potere, guardate Goku ragazzi che vi guarda con la faccia di Goku praticamente, perfetto, vedete, I love a good fight, adora combattere il grande Goku, dobbiamo dire la verità, è molto molto forte contro il piccolo Krillin purtroppo è arrivato Judith e stella balena all'arcone, la mitica Judith ragazzi, andiamo con la mitica Judith, attenzione, guardate Goku con le sue spazzatiele, il piccolo amico che è rimasto nanetto, dobbiamo dire la verità, povero Krillin, poi si sposerà praticamente con l'androide 18, pigliati, vedete un pochettino cosa sta succedendo, guardate un pochettino, vai su un Kamehameha, è veramente incredibile col Kamehameha ragazzi, non dobbiamo mai scherzare, dobbiamo fare queste spazzatiele. Assurdo, devo andare, il nazista se ne va ragazzi a fare l'hacker cattivo, veramente assurdo, dobbiamo dire la verità, cerchiamo di accumulare veramente, oh no, la sfera di Dragon Ball, mamma mia che cazzottone, assurdo davvero, guarda Luigino, dov'è Luigino, mamma mia ragazzi che colpi davvero assurdi, cerchiamo subito ovviamente di prendere a calcio, è troppo vicino il Dragon Ball, ecco qua, mi dispiace Karanna Sabi, perché volevi vedere il Dragon Ball da lontano praticamente, vedi un pochettino quanto è piccolino il Dragon Ball, guarda che faccia, e poi non è che è troppo vicino, è proprio così praticamente, la grafica del gioco è un po' più pixellosa, dobbiamo vedere ragazzi, arrivare a livello 2, a livello 3 allora vallo a fare il Kamehameha, vediamo se riusciamo ragazzi a fare il Kamehameha, vediamo un pochettino, oh livello 2, mamma mia, lo ha distrutto troppo, veramente qualcosa di assurdo, guarda Anna Sabbia, vai, oh grande attacco di Krillin, Anna Sabbia è proprio pixelloso praticamente, perché questo gioco è uscito per Game Boy Advance, penso un pochettino, è un gioco che mi è stato richiesto, quindi mi è stato, attenzione ai calci nel sedere ragazzi, il povero Goku, mamma mia ragazzi guardate che colpi, calci in faccia, mamma mia, è veramente Gokulo, e guardate che cosa va a fare, va a prendere praticamente l'energia praticamente da tutte le parti, pronto al Kamehameha, vediamo se ce la fa, mamma mia, mi sta facendo il super attacco, mamma mia, dobbiamo saltare, ah, proprio nelle parti basse, sono arrivati questi colpi di Krillin, non ce lo aspettavamo, dobbiamo dire la verità, vediamo un pochettino se riusciamo praticamente a fare un super attacco da questa parte qua, non mi riesce Anna Sabi, vediamo, oh onda energetica di Goku, ecco qua, mamma mia ragazzi, veramente fortissima, andiamo a vedere, onda energetica, veramente assurdo, e Goku ce l'ha fatta ancora, praticamente molto molto bravo, guarda la faccia di Goku, sembra uscito proprio dal Goku praticamente, è veramente qualcosa di assurdo, è veramente fortissimo, trasformato oltretutto in Super Saiyan, ecco qua, contro l'androide 18 dentro le palle di Cell, le palle nel senso i bomboloni praticamente qui sopra di Cell, guarda che colpi veramente assurdi stanno avvenendo su queste lidi, al Dragon Ball è arrivato ragazzi, guardate un pochettino qui sopra, dobbiamo cercare di attaccare il mitico Taikatsu, vediamo, l'androide 18, il colpatello dell'androide 18 ragazzi, e sta arrivando il Goku praticamente da questa parte qua,
onda energetica. È veramente qualcosa di su, pugni in faccia a tutta forza, calci in faccia e calci nel goculo praticamente, ragazzi. Guardate un pochettino cosa vado a fare. Mamma mia, l'ha acchiappato proprio in faccia. Andiamo subito a prendere l'energia. Guarda il pixellone, il pixellone, il pixellone che è arrivato, praticamente il pixellone, il pixel gigante. Praticamente dobbiamo stare attenti. Goku può andare a fare anche dei salti praticamente incredibili. Mamma mia, che colpi! Goku veramente le sta prendendo, ragazzi. Dobbiamo fare qualcosa per questo Goku, e ce l'ha fatto. Ecco qua, ce l'ha fatta anche lui. Mamma mia, ragazzi, veramente il gioco, la giornata dei Gokuli, praticamente. La giornata dei Gokuli, vabbè. Attenzione, che questa è pazza. Ecco qua, mamma mia, ragazzi, guardate un pochettino questa cosa qua. Guardate un pochettino. Vado ad accumulare. Ecco qua, sono pronto. E pigliati, pigliati. Oh no, l'onda energetica. Ecco qua, che fai? Mi pensi di abbattermi? Praticamente non ce la farai. Guarda Goculo. Ecco qua, è arrivato Goculo da questa parte qua. Sta andando praticamente da questa parte qua a fare di tutto e di più. Dobbiamo stare attenti. Vediamo un pochettino se riusciamo. È fortissimo perché si mette in difesa. Vedete, ragazzi, andiamo a cercare di fare delle combo. Vedete un pochettino. Dobbiamo. Oh, questo è fortissimo. Mamma mia, ragazzi, non ce la faccio. Non ce la fa. Colpi in faccia a tutta forza, colpi in bocca, praticamente colpi laterali addirittura. Andiamo ovviamente da questa parte qua. Ce l'abbiamo fatta. Andiamo a calci dappertutto. Ah, mamma mia, ragazzi, è qualcosa di molto molto forte, dobbiamo dire la verità. Ah, un'onda superiore, l'onda superiore di Goculo praticamente. Eccolo qua, sta saltando praticamente da questa parte qua. Il colpo in faccia, veramente lo sgambettiello, dobbiamo dire la verità. Pugni dappertutto e dobbiamo dire la mamma mia, ragazzi, veramente assurdo. Andiamoci quindi da questa parte qua, cerchiamo di far scendere praticamente Goku da queste parti qua ancora. No, ragazzi, no, 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 non ce la faccio. L'onda energetica, e Goku ce l'ha fatta. Abbiamo preso ben 2 punti. Goku con la faccia ovviamente tutta quanta gialla, praticamente quando si trasforma in Super Saiyan è tutto giallo. Andiamo avanti contro il grande mago piccolo, ragazzi. Questa sarà una grande battaglia. Mamma mia, il Taikatsu, Taikatsu, mi è rotto il Taikatsu praticamente. Penso un pochettino, le parole giapponesi a volte suonano un po' male per noi italiani, è vero, ragazzi. Qui sopra dobbiamo stare attenti perché il grande mago piccolo sta veramente facendo di tutto e di più, veramente una cosa bruttissima. Vedete, lo sta sgambettando, lo sta sgambettando. Vediamo un po'. Oh, onda energetica. Vai qui sopra a prendere praticamente. Mamma mia, ragazzi, è fortissimo davvero. Vedete un pochettino, vado a prendere praticamente tutte queste cose qua, cazzottoni in faccia dappertutto. Vedete, oh, mamma mia, ragazzi, è veramente incredibile. Dobbiamo dire la verità. Guarda, oh, Goku, guarda, guarda cosa fa. Guarda Goku cosa fa. I calcettoni, calcettoni, calcettoni. Mamma mia, ragazzi, è veramente sul grande mago piccolo, veramente fortissimo nel combattere. Andiamo quindi da questa parte qua, andiamo subito. Ovviamente a raccò è pronto, è pronto a fare l'onda energetica. Ce la puoi fare? È veramente incredibile, ragazzi. Il Taikatsu da questa parte qua. Mamma mia, ragazzi, guardate che colpi. E il povero Goculo, che ovviamente qui sopra se ne va praticamente a cercare di fare di. Oh, guardalo, guarda come si mette. Oh, scusate, scusate, ho premuto il tasto sbagliato. Il tastone, vai dietro, caro Goculo. Onda energetica. E vai, Goku, ce la puoi fare. Il samurai giapponese, il samurai giapponese. Mamma mia, ragazzi, guardate questo. Oh, mamma mia, che colpi. E ha proprio in faccia, in bocca, addirittura dappertutto. Stanno arrivando, e Goculo. Pronto ovviamente col pugno alzato, con la mano alzata. E chi te lo dice senza la mano alzata? C'era una volta a Napoli un detto praticamente così: chi te lo dice senza la mano alzata ha uno schiaffone. Vai qui sopra, che cosa stai facendo? Veramente una battaglia senza senso, ragazzi. Veramente Goculo veramente si trova in una bruttissima situazione, ragazzi, come potete vedere. Veramente assurdo, sono battaglie assurde. Venite, venite, vieni Goculo, vieni, vieni, vediamo di fartiela. Onda energetica, veramente assurdo, ragazzi, perché Goku sta venendo attaccato veramente dappertutto, dappertutto. E quindi vediamo se riesce praticamente con la sua onda, ovviamente onda su onda, ragazzi. Vediamo un pochettino a fare. Mamma mia, ragazzi, che onda energetica proprio in faccia si è presa, perché Goku è fatto così praticamente. Goku con le sue arti marziali è veramente un pochettino come scimmia, dobbiamo dire la verità. Scimmia, 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 tu lo sai.
chi sei per me e per tutti noi. Eccolo qua, scimmia, scimmia, lo scimmiotto, praticamente sempre pronto a fare le cosarelle, praticamente. Guardate i calci in faccia, i calci nel sedere, i calci roteanti, praticamente. Vediamo un pochettino di fare una mossa, ovviamente, gigante di Goku. Ecco qua, è arrivata Claudia, è appena arrivata Claudia, ragazzi. Dobbiamo dire che è appena arrivata Claudia, ovviamente, guardate che cosa succede, praticamente, ragazzi. Andiamo subito, ovviamente, a fare un'onda energetica, ragazzi, proprio per Claudia. Ecco qua, l'onda di Claudia. Questa qua sarebbe praticamente l'onda di Claudia, proprio l'onda di Goku. L'ho pensato un pochettino, veramente incredibile, che ci manda. Ecco qua la mitica Claudia con il suo modo di scrivere, veramente ipercomprensibile. Andiamo avanti contro il figlio, Goku contro il figlio. Pensate un pochettino, contro padre, contro figlio e il cugino, praticamente il cugino di Goku, praticamente il papà di Goku. Veramente assurdo. Il Kaioshin te l'ho portato praticamente da te, dovevo salvare praticamente il mondo. Molto molto bello. Dobbiamo dire la verità, vedete un pochettino che è qualcosa veramente di spettacularis, ragazzi, dobbiamo dire la verità, molto molto bello. Che ovviamente qui sopra, ma guardate qui sopra che cosa sta succedendo, veramente fantastico e veramente incredibile, la grande palestra, la grande voglia di palestrare praticamente, e onda energetica, veramente qualcosa di assurdo. Vedi un pochettino i calci in faccia, gli sgommatielli, mamma mia, mi stai riempiendo di palle in faccia, mamma mia, ragazzi, le palle di Dragon Ball, le sfere del drago che si devono riunire praticamente. Vedete un pochettino, attenzione agli sgambatielli, praticamente da questa parte qua dobbiamo stare attenti, ragazzi, perché Goku ha contro il figlio, praticamente il padre contro il figlio, addirittura nel tempio dove non passa, qui non è il tempio dove non passa praticamente il tempo, ha una pala in faccia praticamente da parte del figlio di Goku. Ragazzi, è veramente incredibile, stanno succedendo cose particolarissime. Guardate Gokulo che assimila praticamente onda energetica, è veramente su all'Alessandro Arcangeli, cazzottiera all'Alessandro Arcangeli, dobbiamo dire la verità, è veramente qualcosa di assurdo. Piglia la cazzotti, piglia. Oh, lo ha buttato per l'aria, ragazzi, molto triste, ovviamente, molto triste, ovviamente Goku, ovviamente una forma ovviamente molto molto triste. Vedete un pochettino qui sopra, vai, fagliela l'onda energetica, e Goku ce l'ha fatta ancora una volta, ha vinto il primo round, ragazzi. Subito dovete incredibilmente andare ad accumulare energia. Vedete i due ragazzi, i due giovani praticamente vanno qui sopra, pigliati sta palla di, oh, grande palla di fuoco. Vedete un pochettino da questa parte qua, vediamo un pochettino se riusciamo a fare qualcosa, grandi cazzotti veramente che arrivano dappertutto. Goku lo ce l'ha fatta, ragazzi, è veramente qualcosa di assurdo. Vediamo un pochino, fagliela l'onda energetica, fagliela che ti esce, dai, non gli esce praticamente, gli poteva uscire, qualche volta gli è uscita praticamente da qualche parte qua, onda energetica. Goku lo ce la puoi fare, eccola qui, vai Goku lo ce la puoi fare, cazzottielli di mamma, no, in faccia no, mamma mia, il super Kamehameha, ragazzi, la onda energetica che gli insegnò il grande mago piccolo. Pensate un pochettino, col grande cazzotto praticamente, vedete un pochettino qui sopra, Gokulo, ragazzi, è veramente arrivato dal buco dello spazio praticamente. Lui, lo sapete, Gokulo è sempre fatto così, arriva sempre dal buco dello spazio, veramente fantastico. Quindi andiamo avanti, abbiamo preso addirittura i tantissimi punti, il grande record mondiale contro Cell, ragazzi, qui è difficile, contro Cell nel suo stadio primordiale. Pensate un pochettino, avete capito bene, dobbiamo stare attenti perché la missione è molto molto particolare, ragazzi. Guardate che pugni in faccia e pugnatielli assurdi. Ah, mi hai fatto veramente male. Vedete un pochettino, mamma mia, ragazzi, qui sopra sta succedendo qualcosa di assurdo davvero. Contro Cell è veramente difficile, Cell nella sua prima parte, nella parte in cui lui accumula energia da questa coda, mamma mia, vieni ad assimilare tutto il colpo potente, potentissimo. Vedete, vediamo ragazzi un pochettino se ce la facciamo a fare un'onda energetica. Oh, la super onda di Kamehameha, ultra Kamehameha, ragazzi, veramente assurdo, ti sei lasciato scappare un ultra Kamehameha e ce l'hai fatta, sei arrivato, caro Gokulo, con i tuoi grandi di colpi, con le tue grandi doti di scimmia praticamente. Vedete un pochettino, sta succedendo, ragazzi, di tutto e di più. Gli scopatielli che ovviamente vanno a scopare per terra, nel senso che la spazzata scopatella, veramente il maestro Miyagi do karate. Pensate un pochettino, vediamo un pochettino se possiamo andare ad assimilare un pochettino di energia, ragazzi. Assimiliamo l'energia di Goku, intanto che ovviamente se, oh no, il colpo di Cell, ragazzi, il colpo del pugno in faccia, il pugno in faccia di Cell, ragazzi. Vediamo un pochettino
pochettino, vediamo un pochettino se... Ah, Cell è stato fortissimo, ragazzi, purtroppo non siamo riusciti a tenergli testa. Andiamo avanti, vedete, grande, grande assimilazione di Cell, ovviamente il colpo è fantastico di Goku, che ovviamente non riesce da queste parti qua a pigliare calciatielli, pugnatielli, veramente qualcosa di assurdo, ovviamente, mamma mia ragazzi, veramente incredibile, e ovviamente cazzotti in faccia, pugni in bocca, praticamente se ne va, praticamente da questa parte qua, e dobbiamo dire la verità che dobbiamo assimilare, ragazzi, energia alla Goku. Vedete ragazzi, dobbiamo stare attenti, vediamo un pochettino se riusciamo praticamente da queste parti qua a fare che cosa, ragazzi, dobbiamo dire la verità, vai con la mitica onda energetica, eccolo qua, praticamente il pazzo della giornata, veramente una sfida incredibile, vedete che c'è la chiappa cazzotti dappertutto, dobbiamo subito andare praticamente e andiamo a vedere se ce la fa, praticamente non ce la fa da queste parti qua, perché Goku, anche se al massimo livello di super sparking, praticamente qui vedete ragazzi, ha qualche difficoltà onda energetica, ragazzi, è veramente incredibile, vedete cosa sta succedendo, ce l'abbiamo fatta a buttarlo per l'aria, veramente qualcosa di incredibile. Ultimo round contro Cell, ragazzi, ci sono i personaggi nascosti addirittura, veramente, che sono i super boss, vedete un pochettino, Goku ce la puoi fare qui sopra, mamma mia, Goku è da solo, ragazzi. Dobbiamo subito assimilare Francesco Scarselletti, ragazzi, Francesco Scarselletti, il Goku di incredibile, guarda qui, caro Francesco, guarda per te, guarda cosa è uscito, l'onda super Kamehameha, l'onda di tartaruga energetica, veramente incredibile, alla Scarselletti praticamente, ragazzi, guardate che colpi, è veramente assurdo, attenzione a Cell nella sua forma primordiale, ragazzi, voi lo sapete, lo avete visto, quante volte l'avete visto Dragon Ball Z, ragazzi, veramente in una maniera incredibile, vedete un pochettino alla Scarselletti, ragazzi, andiamo qui sopra ad accumulare più energia possibile, a fare l'onda, adesso l'onda di Francesco Scarselletti, ed eccola qua, l'onda di Francesco Scarselletti, vai qui sopra, praticamente, caro Goku, vai ad attaccare il povero Cell, il maligno, vedi un pochettino che cosa sta succedendo, ragazzi, mi stai buttando per l'aria, ce l'ha fatta Goku, l'attacco a rotazione, il Super Kaisen, là, come si chiama, il potere, il Kaioshin, la tecnica del teletrasporto celeste, ragazzi, e qui sopra sta succedendo veramente di tutto e di più con questi pugni e con questi cazzottoni, veramente, ragazzi, andiamo praticamente da questa parte qua, vediamo se Goku lo ce la fa, andiamo ovviamente ad apprendere praticamente altri livelli di energia, ce la puoi fare, vai, non ce la fa, ragazzi, perché questo non ce la fa, caro Francesco Scarselletti, eccolo qua in faccia, oh, l'ha pigliato, super ultra power, ce l'ha fatta, grande Goku, e guardate qui sopra che cosa c'è, ragazzi, veramente qualcosa di assurdo, ed è tornato, ce l'abbiamo fatta, abbiamo super win, perfetto, vedete quanti, contro vegetale, il vegetalone, ragazzi, contro il vegetalone, veramente qualcosa di incredibile, perché i cazzotti arrivano veramente dappertutto, il grande rivale di Goku, ecco qua, vai super Goku, ovviamente Vegeta con la sua testa a forma di vegetale, di rapa rossa, praticamente fa tanto bene, contiene tanto ferro, ovviamente, sta veramente facendo qualsiasi cosa, ragazzi, vedete un cazzottone veramente dappertutto, ed è arrivato Goku, è arrivato sopra, ragazzi, è arrivato sopra dove si trova Goku, praticamente stava volando in aria, praticamente, perché in questo gioco si può anche volare in aria, veramente incredibile, tecnica la Francesco Scarselletti, ragazzi, la tecnica dell'accumulo di livello 1, praticamente, vedete un pochettino, andiamo ad accumulare tutto il livello di energia, vai qui sopra, vediamo un pochettino, onda energetica, mamma mia, ragazzi, alla Francesco Scarselletti, veramente incredibile, Francesco Scarselletti sempre pronto ad aiutarci praticamente a combattere contro i più deboli. Poi vediamo un pochettino se riusciamo. Goku, che ovviamente qui sopra va ad accumulare energia. Francesco Scarselletti, ragazzi, veramente incredibile. Ve l'avevo detto che quando arrivava Francesco Scarselletti, ovviamente arrivavano i cazzottoni in faccia, pugni in bocca, e ce l'abbiamo fatta. Veramente qualcosa di incredibile, ragazzi. Dobbiamo stare attenti. Andiamo a salire praticamente a questa parte qua. È arrivato lui, il cazzottaro praticamente da questa parte qua. Andiamo a saltare. È arrivato, mamma mia, che cazzotti in faccia, Vegeta, che riesce praticamente a prendere, ragazzi, qui senza gli attacchi speciali non facciamo niente, dobbiamo cercare di accumulare quanti più pugni possibili, ragazzi, accumuliamo energia. Vegeta, cosa fai a Francesco Scarselletti, praticamente Scarselletti,
andiamo ad assimilare energia, ragazzi, perché dobbiamo togliere, cercare di togliere praticamente, e proprio in faccia l'ha acchiappato, proprio in faccia andiamo qui sopra i grandi colpi, vedete, dobbiamo cercare di distruggere quest'altra parte, il pugno in bocca alla Vegeta, praticamente la nuova specialità della casa, vera? Ah, Vegeta ci ha distrutto, ragazzi, incredibile. Ultimo round, vediamo chi vincerà, ragazzi, una partita fatta a pugno in faccia praticamente a queste parti qua. Dobbiamo stare molto attenti perché il ragazzo qui sopra non scherza, ragazzi, non scherza, ragazzi, mamma mia, che super combo, oh, che cazzotto in faccia, veramente. Vegeta va a subire praticamente, qui andiamone subito ad accumulare, ragazzi, energia e tecnica dello scarselletti, ragazzi, guardate qua, guardate la grande tecnica, oh, onda energetica, veramente incredibile, ragazzi, veramente qualcosa di assurdo. Dobbiamo stare attenti da queste parti qua, vedete, oh, one, two, three, mamma mia, sono super colpi alla Goku, ragazzi, vai dietro Goku, vai ad assimilare energia, vedete Goku assimilato, ragazzi, ora voglio vedere da te che cosa vai a fare, colpi incredibili, e vai alla Francesco Scarselletti proprio in faccia, mamma mia, ragazzi, è veramente incredibile, povero ragazzo che è andato a subire praticamente, dico, oh, grande Goku, veramente il colpo tornado di Goku, praticamente qui ovviamente cazzottoni, ce l'ha fatta Goku per l'ennesima volta, un grande potere da parte di Goku, ce l'ha fatta davvero, è forte, forte Goku, dobbiamo dire la verità. Andiamo contro Broly, come si chiama lui praticamente, Broly il Super Saiyan leggendario, praticamente sul percorso qui sopra, ragazzi, è una battaglia assurda, dobbiamo stare attento, Broly il Super Saiyan della leggenda, il Saiyan cattivo praticamente, il grande guerriero cattivissimo che si può addirittura anche trasformare, quindi stiamo attenti perché che cosa vai a fare, onda energetica, è assurda, la Francesco Scarselletti qui sopra, sta succedendo veramente di tutto e di più, è assurdo davvero, mamma mia, che colpi in faccia a tutta forza, ragazzi, colpi in faccia a tutta, la grande, qui dobbiamo subito assimilare energia, ragazzi, perché qui sopra vediamo poi Francesco Super Saiyan, il Francesco Scarselletti Super Saiyan, ragazzi, guardate un pochettino, vediamo, mamma mia, si è lasciato Francesco Scarselletti, si è lasciato praticamente, come si chiama, oh, guardalo, mamma mia, lo sono andato praticamente qui sopra a buttare per là, che colpi assurdo, l'ho fatto proprio volare per l'aria, Francesco ce la possiamo fare, Francesco Scarselletti, andiamo qui sopra a subito ad assimilare l'energia livello 3, ragazzi, vediamo un pochettino se possiamo fare qualcosa, che colpo veramente Goku, dobbiamo dire la verità, andiamocene quindi da questa parte qua. E che cosa fa praticamente? E andiamo qui sopra Goku con la sua faccina che è simpatica e carina, andiamo a cercare appunto di distruggere praticamente quest'altro personaggione, vedete un pochettino colpi in faccia dappertutto, ma Goku non ce la fa, ragazzi, non ce la fa perché deve assimilare altra energia, e colpo distruttivo celeste, mamma mia, ragazzi, io pugni in faccia dappertutto, veramente assurdo, vedete un pochettino qua che difficoltà, caro Goku, mamma mia, signori, stiamo parlando, oh, mamma mia, è distruttivo davvero, il ragazzo ha qualche difficoltà, ragazzi, andiamo, Goku vai, assimila, ragazzi, qui ci giochiamo veramente tutto, vediamo un pochettino, e Goku sta in difesa contro Broly, e purtroppo ce lo siamo lasciati scappare, e vai contro Broly, mamma mia, ragazzi, è veramente fortissimo, proprio in faccia, l'ha acchiappato tutto, il flusso di Goku, praticamente, il grande flusso di Goku, ragazzi, andiamo qui sopra a cercare di attaccare, vedete un po' che, ai, no, ragazzi, non ci siamo da questa parte qua, veramente incredibile, vedete, e qui ho veramente, e ragazzi, qui, oh, che colpo in faccia, Broly ha vinto, ragazzi, abbiamo perso la battaglia finale, il terzo round praticamente, come potete vedere, contro Broly, veramente fortissimo, ragazzi, dobbiamo assimilare Broly, mamma mia, l'ho buttato per l'aria il ragazzo, andiamo a assimilare subito energia, vedete, dobbiamo arrivare fino al terzo livello di energia, fai la bomba, non gli esce la bomba, ragazzi, a Goku non gli esce la bomba, con super energia distruttiva, Silvia D'Elia, via, ecco qua, Silvia D'Elia ci vuole scacciare dal nostro mondo, praticamente dal mondo di Goku, ah, che colpo in faccia Silvia D'Elia, dobbiamo dire la verità, Silvia D'Elia ci manda le mitiche faccine, le francine alla Scarselletti, praticamente, andiamo qui sopra, andiamo a cercare di attaccare praticamente Broly con la mitica, e onda energetica, ragazzi, e poi ce la facciamo. Andiamo, oh, mamma mia, che colpi assurdi, vedete i cazzottoni praticamente da tutte le parti qua, andiamo qui dietro praticamente ad attaccare Silvia D'Elia,
onda energetica finale e ce l'abbiamo fatta, incredibile finale, molto molto bello ragazzi, ecco è stato qualcosa di incredibile, I love to fight, ma che cosa ho fatto, ho sconfitto Broly ragazzi. Vediamo quindi che cosa ci fa Tournament ed ecco la fine, ho finito il gioco. Che cosa dici Silvia D'Elia? Perché dici questa bruttissima parola? Perché hai detto questa brutta parola Silvia D'Elia? Non dire queste brutte parole Silvia D'Elia, eh? Ecco qua, perché? Perché poi dopo perdi l'educazione, perdi la voglia di tutti quanti di fare, fai anche una brutta figura con tutti coloro che stanno guardando, che sono tante persone Silvia D'Elia, è molto molto brutto quello che hai detto Silvia D'Elia. Non so che cosa diranno gli altri leggendo questa tua frase. Silvia D'Elia, è molto molto triste questa cosa qua, ecco, no Silvia D'Elia, non dire questa cosa qua, che cosa stai dicendo Silvia D'Elia? Silvia D'Elia, puoi essere segnalata a YouTube se dici queste brutte parole, Silvia D'Elia, molto molto brutte, molto molto brutte queste parole da parte di Silvia D'Elia, che ovviamente si farà carico di quello che ovviamente è andato qui a scrivere, a riportare, anche perché la chat è registrata Silvia D'Elia, quindi non dire queste parole che fai no Silvia D'Elia, non dire queste parole, Silvia D'Elia qui sta impazzendo, Silvia D'Elia sta impazzendo, Silvia D'Elia ti prendi una segnalazione e ti prendi un mega ban. Beh, un mega ban da YouTube, Silvia D'Elia, molto molto triste, molto 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 problematica la situazione qui con Silvia D'Elia, che ha detto due brutte parole, addirittura dice al giocherellone che sta sul suo canale di stare zitto, è veramente una cosa molto molto, diciamo, molto molto intollerante, intollerabile più che altro. Va bene ragazzi, ora poi mi direte voi, ovviamente credo che dovrò segnalare purtroppo Silvia D'Elia a YouTube, ecco qua, in modo tale che vengano presi dei provvedimenti nei confronti di Silvia D'Elia. Va bene signori, comunque detto questo, abbiamo finalmente completato il mitico fantastico Dragon Ball Z Taikatsu, un nome un po' particolare per noi ovviamente italiani, e quindi ovviamente come avete potuto vedere il gioco è veramente molto molto bello. Questo è il Taikatsu di oggi praticamente ragazzi, andiamo ovviamente a riavviare il gioco. Che dirvi, vale la pena comprarlo? Secondo me se siete amanti di Dragon Ball, io ve lo consiglio, però non è giocabile come altri titoli di Dragon Ball. Quindi Silvia D'Elia dice no, ti prego, sto scherzando, va bene, ma non lo farei mai più, perché l'insulto, ovvero la calunnia, è un reato civile, quindi va a finire che poi invece di trovare il giocherellone puoi trovare una persona che poi dopo addirittura ti chiede i danni per il danno appunto di immagine, hai capito? Quindi perché è come se questa fosse una televisione, non scrivere più queste brutte parole a nessuno, non solo al giocherellone. Detto questo, ovviamente è un gioco veramente, diciamo, simpatico dal punto di vista grafico, come avete potuto vedere qui addirittura c'è Radish, che è il fratello che poi viene ucciso di Goku, un gioco veramente molto simpatico, soprattutto più appunto della grafica, e per il resto per la giocabilità ne perde un pochettino rispetto ad altri titoli, sicuramente fa parte di quelle collezioni di giochi che hanno spopolato soprattutto per Nintendo Game Boy Advance, che è un Super Nintendo ovviamente maggiormente potente rispetto a Super Nintendo, ovvero sicuramente più veloce. Va bene signori, io vi ringrazio per la visione, se non siete iscritti al canale Giocherellone iscrivetevi, YouTube e Twitch sono i principali social network, potete abbonarvi, donare, mettere mi piace, condividere il video, commentare, se avete Amazon Prime potete addirittura abbonarvi su Twitch. Detto questo, gli altri social network Giocherellone trovate box informazioni, tra cui il negozio dove potete comprare 207 gadget in tre versioni, ci sono i miei libri scritti che trovate all'interno della descrizione dei video, che vi riportano da Amazon, che potete leggere anche gratuitamente se avete Amazon Kindle Unlimited, e più ovviamente se volete comprare un gioco a prezzo scontato iscrivetevi al canale Giocherellone, cliccate sul link di Instant Gaming dove potete comprare i giochi su Instant Gaming a un prezzo ridottissimo. Detto questo vi saluto, tra qualche minuto di pausa e torno di nuovo con voi con altri incredibili giochi. Alessandro Arcadio, vivo e vegeto o vegeto, ecco qua Francesca Catania, è arrivata anche la mitica Francesca Catania, ragazzi 2 minuti di pausa e torno di nuovo con voi, mi raccomando, a tra pochissimo, ciao. Comunque Alessandrino, ti ho portato il gioco di bullying, te l'ho portato il gioco di bullying, vattela a vedere sul canale YouTube, ciao.